Sabato 19 settembre torna Condividiamo, alimenta la generosità, una bella iniziativa che vede la partecipazione attiva di tante sezioni soci. E noi, per documentare questa intensa attività, siamo venuti all'inizio della nostra trasmissione a Figline. Questo è il protagonista della giornata di raccolta, il sacchetto della spesa. Per il momento è vuoto, ma tra breve questo e tanti altri sacchetti saranno riempiti dagli stessi clienti del punto vendita, destinataria dei prodotti raccolti, la Caritas. Quanto un'iniziativa come questa è importante per la Caritas? È importantissima in quanto ci permette di soddisfare le esigenze dei nostri assistiti per circa un mese, non so, a seconda di quello che raccogliamo. Prima la nostra raccolta veniva fatta nelle parrocchie, in chiesa portavano i viveri. Adesso queste raccolte in chiesa non sono più sufficienti e quindi abbiamo bisogno di iniziative come questa proprio per soddisfare le esigenze delle persone che vengono da noi, e sono tante, circa una settantina di famiglie e molti italiani anche, mentre prima avevamo solo stranieri, adesso abbiamo anche tanti italiani. Beh, se il buongiorno si vede dal mattino, la raccolta sta procedendo davvero molto bene, così come del resto è sempre successo. Tanto per far capire, quanti volontari, quanti soci ci sono a disposizione per questa raccolta? Ah, circa una ventina che durante l'apertura del negozio dalle 8 alle 8 di stasera ci alterniamo per dare una mano ai volontari della Caritas. E mentre sta passando l'ennesimo carrello, noi diamo la linea al primo servizio di questa settimana, il pasticcere vegano. Un frollino con un pizzico di paprika, perché? Serve soltanto per dare colore, in questo caso mi viene fuori un colore arancione. Nel frollino del pasticcere vegano la spezia c'è, si vede, ma non si sente al gusto. Ecco il segreto per rendere più belli questi biscotti creati con ingredienti solo d'origine vegetale, anche per dare colore ai dolcetti. Il verde viene dagli spinaci essiccati, il rosso dalla rapa, il marrone dal cacao. Antonio è il pasticcere di Dolciaria Toscana, cooperativa di Montelupo Fiorentino, che impiega 21 lavoratori ed esiste dal 1995, anno dal quale è tra i fornitori di Unicop Firenze. Antonio prepara sotto i nostri occhi un frollino giallo, in questo caso a dare colore è la curcuma. A differenza di un normale frollino, quali sono gli ingredienti che cambiano? Praticamente abbiamo soltanto sostituito le uova, i torli dell'uova con del latte di soia e il burro o margarina le abbiamo sostituito solo con olio extravergine di oliva. Avevamo una richiesta da parte di alcuni clienti, soprattutto di mamme e genitori, che avevano il problema dei figlioli allergici al latte, al burro, alle uova. E quindi queste intolleranze erano avvertite molto. Per cui abbiamo deciso di fare praticamente un biscotto, un pasticcino completamente vegetale. Seguiamo allora il viaggio del nostro frollino giallo, senza latte, burro, margarina e senza uova. Gli ingredienti sono miscelati nell'impastatrice. Poi una macchina dà forma al biscotto. Uno ad uno i frollini sono decorati con disegni, perché prima si mangiano con gli occhi e poi con il palato. Ora è tempo del forno, 200 gradi per 10 minuti. Infine, una volta fredde, le dolcezze sono confezionate. Domani saranno sugli scaffali di Superstore e supermercati di Unicop Firenze, insieme ad altre proposte ottime per chi è vegano e per chi ha intolleranze alimentari. Le tendenze alimentari stanno cambiando e quindi anche Unicop Firenze pone attenzione ai nuovi orientamenti nutrizionali e quindi abbiamo deciso di mettere in assortimento due nuovi articoli al 100% vegetali, una pasticceria secca e un cornetto sempre vegetale. Per sfornare i biscotti del pasticcere vegano ci sono voluti 8 mesi di prove e il via libera di una coppia di esperti sui generis. Ho usato degli assaggiatori di eccezione, vale a dire i miei nipoti piccoli, sono due graziosi bambini che praticamente vedendoli mangiare con avidità, con golosità, ho detto a loro ho centrato anche il gusto.
E da Figline ci spostiamo ad Arezzo, dove anche qui è in pieno svolgimento l'iniziativa Condividiamo. Grazie. Prego. Grazie. Questo è uno dei tanti carrelli che si stanno succedendo nel corso della giornata. Quanto è importante per la Caritas il bottino, tra virgolette, di una giornata come questa? È una risposta concreta molto importante questa. Però io vorrei sottolineare soprattutto anche la parola condividiamo, no? Cioè il segno che è molto importante, al di là di quello che è necessario, e senza dare un gesto concreto la carità non si fa. Però è già il segno di carità, la partecipazione viva, diretta delle persone che rispondono in questo modo. Ecco il condividere. Tra l'altro in un periodo anche difficile per le famiglie, trovare ancora la voglia in un periodo come questo di condividere, quindi privarsi di qualcosa per darlo agli altri. Sì, questo era l'esempio di chi povero sapeva e conosceva le povertà anche degli altri. Condividere, in latino si diceva quod super est, noi si è detto superfluo, che si butta via. Quod super est vuol dire quello che sto mangiando io lo condivido con te, e questa sarebbe la solidarietà più bella. Quasi 70 i negozi coinvolti per un'iniziativa davvero di successo che ha alle spalle davvero dei grossi numeri e dei grossi risultati. Sì, questa è un'iniziativa che ormai è diventata una tradizione all'interno della nostra cooperativa. Abbiamo iniziato diversi anni fa, però nell'ultimo anno abbiamo fatto una grande iniziativa nel dicembre scorso. Si chiamava Condividiamo, dove abbiamo raccolto oltre 200 tonnellate di prodotti. L'abbiamo ripetuta il 18 di aprile del 2015 con una raccolta altrettanto importante, intorno ai 160-170 tonnellate. Quella di oggi, diciamo, è una raccolta un po' particolare, perché oltre a raccogliere prodotti alimentari per assistere le persone in difficoltà, abbiamo aggiunto anche gli articoli per la scuola, perché sappiamo che ci sono diversi bambini che hanno difficoltà, famiglie che hanno difficoltà a comprare gli articoli per la scuola ai loro bambini. E noi prendiamoci ancora un break da Condividiamo e passiamo al prossimo servizio in scaletta, Pistoia a teatro. Si alza il sipario sulla stagione del teatro Manzoni di Pistoia con un cartellone tra il classico e il contemporaneo. Dal 16 ottobre all'8 aprile 11 spettacoli in abbonamento, due prime nazionali, un debutto assoluto e due prime regionali. Un calendario realizzato grazie anche al contributo di Unicop Firenze, da quest'anno partner sostenitore. Iniziamo con Umberto Orsini, continuiamo con una nostra coproduzione, L'apparenza inganna, con la regia di Federico Tiezzi. Abbiamo per la prima volta a Pistoia Fabrizio Gifuni con Lo straniero, abbiamo Geppi Gleieses, quindi nomi importanti della prosa italiana. Poi abbiamo anche due spettacoli di danza con Virgilio Sieni e anche gli spettacoli, nostre produzioni di compagnie più giovani come Gli Omini con Ci scusiamo per il disagio e Teatro Sotterraneo. Quindi è una stagione molto ricca e è la prima stagione dell'Associazione Teatrale Pistoiese come centro di produzione, che è un riconoscimento molto importante che ci è stato dato dal Ministero. Tra i nomi in cartellone, Alessandro Benvenuti, che porta a Pistoia dal 12 al 14 febbraio Chi è di scena, tre attori, una stanza e una storia con sfumature che vanno dalla risata al thriller. Ed è la mia passione per il comico che si sposa con la mia passione per il genere thriller, neanche giallo, proprio thriller. E sono esperimenti, diciamo, non facili, perché coniugare la comicità con la paura non è proprio facilino. Naturalmente poi c'è grande gioia di tornare su quello che io l'ho sempre detto, in epoche non sospette, considero uno dei palcoscenici più armonicamente perfetti d'Italia. I soci di Unicop Firenze hanno diritto a riduzioni speciali sugli spettacoli in abbonamento, sconto che alla domenica si applica a tutti i settori, ma il Teatro Manzoni fino a novembre è toccato anche dalla rassegna Infanzia e Città, partenza il 19 settembre con la compagnia Carlo Colla e Figli, gli ambasciatori che portano le marionette italiane in tutto il mondo.
l'idea della mia famiglia è sempre stata quella di affascinare gli adulti, perché senza gli adulti i bambini non vanno a teatro da soli. Quindi i piani di lettura degli spettacoli sono sempre duplici. Uno per i bambini, che è quello più visivo, i colori, la storia, raccontata anche in maniera semplice, che però nasconde dei significati, delle parabole, delle metafore, dei simboli che le marionette in fondo rappresentano. Buongiorno signora, grazie mille. Un bel impegno anche per la sezione soci. Sì, un impegno che è stato portato avanti soprattutto nella fase organizzativa, perché poi i volontari della Caritas sono una marea, sono in grado benissimo di svolgere l'attività senza ulteriori aiuti. E un impegno però che ci soddisfa molto, perché siamo convinti di questo tipo di attività, il perseguire la solidarietà e soprattutto creare una cultura della solidarietà. E prima dei saluti lasciatemi ricordare il musical Cop Mia, in scena al Teatro Puccini di Firenze, con sul palco i dipendenti di Unicop Firenze. Ce lo ricorda questo promo di Federico Bondi. Secondo me chi comunque partecipa a queste esperienze, non lo so, un comune qualcosa ce l'abbiamo. Magari non è definibile, non è esprimibile, però c'è. E quello ti lega, quella cosa invisibile, qualcosa che non te la so descrivere, non ho parole per raccontarla. Secondo me va vissuta, va sentita. E renderla più dolce. Con i tuoi sogni. Un pizzico di pazzia. Persone normali qui dentro. Scherzo. Dai, L'11 e il 12 ottobre le prime due date, ed è davvero tutto per questa settimana. L'appuntamento è tra 7 giorni. Ciao a tutti.